Non è un caso che questo evento cada nel 70° anniversario sia della Repubblica che della Costituzione. Repubblica e Costituzione che si fondano sui valori della libertà, della democrazia, dell'antifascismo, della resistenza. Siamo un paese nel quale c'è una democrazia vera, c'è l'alternanza, c'è la possibilità di esprimersi, c'è un diritto di parola e una libertà che è una conquista. Però troppo spesso dimentichiamo perché lo abbiamo conquistato e come lo abbiamo conquistato e soprattutto chi lo ha conquistato. Noi prendiamo i frutti senza ricordare che spesso dietro quei frutti c'è stato anche il sacrificio di tanti uomini. Ha ragione il professore D'Agostino. Distinguere nord e sud non ha senso, né tanto meno ricordare che la vostra lotta dei partigiani sia avvenuta soprattutto al nord. Noi da tanto tempo stiamo facendo un'altra lotta di partigiani che è molto più pesante di quello che hanno fatto al nord nel 43. Lo faccio dire, lo dico per paradosso, la lotta contro l'oppressione nazifascista di oggi che si chiama Camorra, si chiama Camorra. Molto commosso il fatto che un cittadino di Afragola sia andato all'Imperia e abbia scelto, così come avveniva tra i partigiani, il suo nome in battaglia ricordando la sua terra, Franco. Io credo che sia stato un segnale bellissimo. Un segnale che voleva ricordare la sua famiglia, aggiungendo come anche la parola gloria, a voler ricordare che non c'è divisione territoriale, che chi cerca di dire che siamo due mondi diversi, il nord e il sud, veramente dice delle stupidaggini. Allora dicevo, studente, forse oggi c'è bisogno di una rivoluzione diversa. In passato la rivoluzione è stata fatta mettendo in discussione lo status quo, mettendo in discussione le regole per cambiare. Oggi la vera rivoluzione è silenziosa, una rivoluzione anche banale, ma che se riuscissimo a fare sarebbe veramente la grande resistenza, quella di fare ognuno la propria parte nel proprio ruolo, ognuno il proprio dovere. La rivoluzione non nella legalità, perché la legalità è diventata una parola abusata, una parola che tutto sommato chiunque utilizza, ma la rivoluzione della responsabilità. La rivoluzione, cioè che a ognuno si chieda, dagli studenti, agli insegnanti, a chiunque fa qualunque lavoro, al sindaco che fa un lavoro difficilissimo, di fare il proprio dovere, tenendo presente le parole di dignità, non opportunismo, e ricordando ogni giorno quali sono i valori della Costituzione. Questa è la resistenza che oggi ci viene chiesta. E con questa resistenza apparentemente banale noi possiamo davvero cambiare il nostro Stato. Perché dalla resistenza, dalla occasionalità con cui ha ricordato appunto il presidente Cantone, che ha investito a un certo punto della propria vita Armando Izzo, mettendolo di fronte a scelte radicali che solo la sua coscienza di cristiano, a mio parere, a un certo punto, interpellata fino in fondo, lo ha portato appunto a regolarsi in un certo modo. Ma poi la storia non è finita lì, perché Armando Izzo è stato sindaco per tanti anni di Afragola, sindaco onorato di questa città. E questo penso sia un esempio che non può essere smarrito, soprattutto oggi con le ragazze, i giovani. L'idea della politica, che il ricoprire ruoli istituzionali sia soltanto quello di doversi fare o di potersi fare gli affari propri, non è stato sempre così. C'è stato anche altro, c'è anche la politica come prendersi cura delle cose altrui, come prendersi cura della propria comunità. Questo è stato Armando Izzo e questo filo rosso arriva fino all'impegno civico di cui oggi il presidente Cantone è un emblema.
del nostro territorio, della nostra provincia, visto che lui ricorda sempre di essere un uomo della provincia di Napoli, non di Napoli, del nostro sud e della nostra Italia. Quindi grazie a tutti per questa presenza.